Siamo a Fano, dentro i locali dell'associazione Il Sentiero dell'Anima. E con noi c'è Natascia Pierini, naturopata. Te con le tue colleghe presenterai un convegno, Benessere in Armonia. Tu nello specifico cosa fai? Innanzitutto, cos'è un naturopata? Il naturopata è un professionista del benessere e diciamo che aiuta le persone a curarsi in maniera alternativa rispetto alla medicina convenzionale e quindi con tecniche sia fisiche o meno fisiche che lo aiutano in qualche modo a superare il disagio che può trovare in un momento qualsiasi della sua vita e lo aiuta senza diciamo forzare il corpo, nel senso che lo aiuta a stimolare quella naturale energia di autoguarigione che ognuno di noi ha e diciamo che lo educa un po' al benessere, perché c'è molto bisogno secondo me di prendere coscienza del vero significato della malattia che possiamo incontrare, che sia piccola o più grave. E secondo me il processo di guarigione comincia proprio dalla presa di coscienza che la persona fa sul suo disagio e da lì poi si può proseguire e fare veramente un percorso che porti poi alla guarigione. Tu hai un titolo che si chiama Il riflesso della mente per quel giorno, quindi in armonia con quello che stai dicendo adesso, parlerai la mattina e poi farai un laboratorio nel pomeriggio. Cosa fai nello specifico? Il laboratorio sarà sulle tecniche che io applico, che sono la riflessologia plantare, la tecnica craniosacrale e la tecnica metamorfica, che io diciamo mescolo in uno stesso trattamento per poter approcciare un disagio a livello fisico e a livello psicomotivo e quindi prendere un disagio a 360 gradi. E diciamo che la tecnica più fisica è la riflessologia plantare, che anche la più conosciuta. Sì, è esattamente, la più conosciuta ed è quella che parte praticamente da uno stimolo fisico e ha poi un riverbero a livello psicoemotivo. E la tecnica craniosacrale è a metà tra l'una e l'altra, mentre poi la tecnica metamorfica è totalmente energetica e va ad agire proprio sulle parti inconsce e sugli schemi mentali che abbiamo. E quindi mettendole tutte assieme, un disagio, che sia un mal di schiena, un mal di stomaco, un'ansia, un attacco di panico, viene diciamo curato a 360 gradi. Perché, come dici te, poi la malattia non è proprio una cosa che ci viene così per caso, insomma un po' è dovuta anche allo stress, al nostro modo di vivere, cose che abbiamo noi dentro, no? Sì, questa, come ti dicevo prima, è la prima cosa da mettere in chiaro. Quando si va da un medico, da un naturopata, da un qualsiasi operatore del benessere, non ci dobbiamo aspettare che sia lui che ci guarisce, perché la guarigione non è un processo dell'operatore, è un processo del cliente che va dall'operatore. L'operatore può facilitare, è un mezzo che attraverso le tecniche che applica aiuta diciamo il cliente a ritrovare il suo equilibrio, ma poi il processo di guarigione è tutto del cliente, è tutta farina del suo sacco e questa cosa si compie se il cliente per primo prende coscienza che la malattia arriva perché ha un messaggio. Però è anche un modo diverso di vedere le cose, perché noi siamo ormai abituati con la medicina convenzionale, ti dà una cura che però non è che ti dice guarda è per questo motivo qui, cerca un po', che ne so, di calmarti, di star più tranquillo. La medicina convenzionale cura il sintomo, ti toglie il sintomo, ma se tu consciamente o non consciamente operi il cambiamento che la malattia ti richiede con quel sintomo, o ti tornerà quel sintomo o un sintomo simile. Perché comunque la malattia ti deve portare a una nuova tappa nel tuo cammino.
Quindi se tu quella tappa la salti perché al mal di testa prendi l'antidolorifico o prendi qualsiasi altra cosa e non senti più il mal di testa, non vuol dire che la causa che ti ha causato il mal di testa non ci sia più. È solo lì e aspetta di venire fuori. Aspettiamo la soluzione senza poi vedere perché è così. E invece a volte già solo la presa di coscienza allenta già le tensioni e ti fa veramente anche vedere sotto un'altra ottica il sintomo, e quando arriva il sintomo tu lo prendi veramente da un altro punto di vista, come un momento per dire ok, adesso mi devo un attimo capire dove devo andare. E quindi proprio un punto di vista totalmente ribaltato rispetto alla medicina convenzionale. Beh, allora un nuovo modo per conoscere se stessi, e verremo con piacere al tuo convegno. Ti aspettiamo. Grazie, ciao.